Siamo a Matera per la 7ª edizione del Premio Moda Città dei Sassi, concorso internazionale per stilisti emergenti. Il binomio Alta Moda e Città di Matera. Beh, binomio viene naturale, la città di Matera, la città della cultura, la moda, arte, creatività è un binomio, un connubio eccezionale e quindi Matera con la sua location naturale sposa benissimo questo binomio. Matera, già patrimonio UNESCO, nel 2019 sarà capitale europea della cultura. Come vi state preparando per questo evento? Per il 2019 si sta preparando in una maniera, credo, molto forte. Già da quest'anno, quindi già da questa 7ª edizione, abbiamo creato il premio Matera 2019. Noi vogliamo tentare di arrivare nel 2019 con circa 40 abiti di tutti gli stilisti concorrenti e quindi il 2019 noi apriremo in questa maniera il premio Moda. Un progetto scouting che ha come obiettivo la ricerca e la promozione di giovani talenti creativi del panorama nazionale ed internazionale. La serata evento è stata presentata da Veronica Maia. Una serata molto importante per Matera e l'alta moda italiana. Beh, un bel binomio che pare funzionare ormai da 7 anni. L'alta moda sa sempre strizzare l'occhio al cinema, ma sa anche sposarsi bene con le città che l'accoglie, quindi questo mi sembra un ottimo esempio. E in questa occasione anche spazio ai giovani. Spazio ai giovani, per fortuna ci sono delle belle iniziative anche di qualità con una bellissima giuria, per cui io penso che per questi giovani stilisti debuttanti, emergenti, possa essere anche un bel trampolino, una bella vita. Farsi ammirare, giudicare, apprezzare da cotanta giuria, Chiara Boni, la Maison Gattinoni e tanti anche giornalisti della carta stampata che parlano e scrivono di moda ormai da 20-30 anni, quindi una bella occasione. Staremo a vedere chi vincerà. Che vinca il migliore, come sempre, ci si augura quello. Qual è il tratto che contraddistingue la Maison Gattinoni? Beh, innanzitutto la sartorialità e l'unicità e la contaminazione tra il passato, il presente e il futuro e la sperimentazione. Quindi tutti questi elementi insieme contribuiscono a creare abiti, secondo me, di straordinaria bellezza. Però questo è un mio parere personale e sono di parte. Questo è un concorso per giovani. Come se la sono cavata? Ma i giovani se la cavano quasi sempre bene, durante questa serata secondo me molto bene. I giovani rappresentano il futuro del Made in Italy, il Made in Italy ha necessità di avere un ricambio generazionale e quindi è giusto puntare sui giovani, è giusto puntare sulla creatività dei giovani che danno, a mio avviso, linfa vitale al nostro sistema moda. Collezione che, come sempre, è ispirata alle donne, cioè io quello che faccio sempre ripeto me stessa e ripetendo me stessa cerco di rendere più belle le donne, tutto qua. Quanto è importante la scelta del materiale per il successo di un modello? Per me è molto importante perché tutta la vita ho cercato di trovare il mio materiale ideale, finalmente ho trovato questo materiale, io faccio una collezione in un unico tessuto e sono premiata perché sto avendo un grande successo e mi fa piacere. Come è fatto questo tessuto? Può svelarci qualche segreto? È un tessuto tecnico, fatto antitraspirante, antiallergico, stretch, flessibile, eccetera, eccetera, che mi permette di avere un taglio sartoriale con grande semplicità. La cosa straordinaria di questo tessuto è che non prende pieghe, non prende posto, e si mette in valigia, si tira fuori perfetto e poi quando è sporco si butta in lavatrice, si appende una doccia e non si stira. Ed anche questi vestiti lunghi si può fare la stessa cosa. Quindi grande moda ma anche grande comodità. Esatto, grande moda anche perché oggi non si può fare a meno del comfort. Con i tuoi abiti quale messaggio porti qui sul palco di Matera? Ma più che un messaggio porto un'idea che è legata al territorio,
è legato al sacro e profano che caratterizza questo territorio brullo della Basilicata, e soprattutto questo amore per le tradizioni che è tanto è caro qui e tanto soprattutto tanto forte. Dai tuoi abiti trapelano le tue radici, il territorio. In questa collezione sì, perché è una collezione dedicata alle Madonne lucane, ma soprattutto è dedicata alle donne che in qualche modo tendono a raccontare il territorio. Siamo nel backstage e le modelle si stanno preparando per la sfilata. Ciao! Ciao. Per chi sfiderai? Quali abiti indosserai? Allora, oltre ai concorrenti c'è anche l'alta moda Gattinoni, Chiara Boni, più i 6 concorrenti che si sfideranno. Sei emozionata di indossare abiti così importanti e prestigiosi? Sì, tantissimo. Dimmi qualcosa di Gattinoni che conosci, cos'è che ti piace di questa maison così storica e importante? Lo stile, l'eleganza, la femminilità. Come si investe sulla creatività dei giovani? Bene, è proprio questo il momento in cui veramente per i giovani è un evento che possono realizzare il loro sogno. Il premio Moda Città dei Sassi nasce esattamente per questo motivo. Io volevo che i giovani talenti potessero esprimersi, e col premio Moda Città dei Sassi si possono veramente esprimere e dare il loro meglio. Moda e della creatività che viene da altri paesi? No, non dobbiamo avere paura, perché continuiamo a essere i più bravi e i più forti, e quindi dobbiamo poterci confrontare con il mondo. Dobbiamo confrontarci, siamo europei, dobbiamo confrontarci con il mondo, siamo italiani e certi di come sappiamo vivere la creatività e la bellezza anche nella moda. La moda, insisto, è anche cultura, è cultura del nostro territorio, è cultura del nostro paese. Siamo in un contesto che mai più di così lo potrebbe raccontare. Noi viviamo di bellezza, avevo letto da qualche parte, siamo quello che vediamo. Gli italiani vedono bellezza ovunque, in qualunque parte d'Italia, da nord a sud. I ragazzi che vogliono affrontare questo lavoro lo trasferiscono nelle loro creatività. Devono soltanto magari riuscire a orientare meglio la propria creatività, perché poi alla fine bisogna vendere, ecco, dobbiamo farla vedere e comprare in giro per il mondo. Come abbiamo detto, questo è un concorso per giovani. Cosa abbiamo visto? Guarda, abbiamo visto delle cose molto interessanti. Questi ragazzi sono bravi, hanno spesso un background accademico, una formazione di scuole professionali, c'è poca improvvisazione e molta perizia, cioè scienza e conoscenza, per dirla tutta. Spesso conoscono le grandi storie del Made in Italy, sono molto preparati, hanno tanta voglia di sapere, no? Sono famelici di conoscere quello che c'è stato, ed è bellissimo, perché noi magari lo diamo per scontato, invece è sul passato che poi si costruiscono i futuri più forti e radicati, e hanno tanta voglia appunto di far vedere quello che hanno nella testa e sanno fare. Ma io darei a tutti loro un consiglio di un grandissimo stilista come Roberto Capucci, incontrato recentemente, interrogato su quello che devono fare i giovani, ha risposto: devono fare 10 abiti straordinariamente importanti, straordinariamente creativi, per far vedere quello che hanno in testa e che sanno fare. Poi li devono mettere da parte e accanto devono fare 20 abiti facilissimi da vendere, per far vedere come sanno vestire le persone. Questa mi sembra una strada. Dato che il mercato è quello che comanda, grandi firme italiane sono già andate oltre Alpe. Si può e come resistere al fascino dei grandi gruppi internazionali? Questa è una domandaccia, nel senso che noi potremmo resistere se in qualche modo ci aiutasse anche il sistema economico. Diciamo che adesso la situazione sembra riprendere, sembra ritornare, e quindi anche il cambio euro-dollaro sta aiutando, insomma, in qualche modo a rimettere in ordine i conti. Certo, la potenza dei grandi gruppi del lusso internazionali, e soprattutto parliamo dei gruppi del lusso francesi, e sono difficili da contrastare, quindi questo può essere un problema per l'alta moda
italiana soprattutto. I grandi gruppi italiani invece del prêt-à-porter restano tali, restano quelli che possono giocare la carta dell'internazionalizzazione soprattutto. Faticano un pochino di più gli artigiani e i più piccolini, che però magari hanno molto da dire, ma l'Italia è anche un paese dove la piccola industria artigiana compone un po' l'ossatura, la spina dorsale, quindi speriamo che appunto i conti in ordine possano ridare una spinta anche ai più piccolini, che hanno lo stesso diritto dei più grandi di far vedere quanto sono bravi e quello che sanno fare, anche dall'altra parte del mondo. Daniele De Siadi è il vincitore del premio Moda Città dei Sassi 2015. Hai fatto incetta di premi in realtà. Sì, a quanto pare sono un po' tanti e sono molto contento e non me l'aspettavo, e non sono che sia vera, e sono forse anche di una vita, quindi sono emozionatissimo, vi chiedo scusa, è indescrivibile davvero. Il tuo entusiasmo, la tua passione è quello che ti ha portato fino a qua. Ma gli altri premi cosa sono? Uno è il premio della critica e l'altro è il premio della giuria? Haute Couture e l'altro è il premio della critica, appunto, sì. Faccio fatica a mantenerli un po'. Ora dove andrai? Dove ti vedi? Qual è il tuo futuro? Ora mi impegnerò sempre di più, ovviamente, e spero che questa sia la mia strada. A quanto pare forse è quella giusta, e mi auguro sempre di fare tanto lavoro e di crescere sempre di più in questo campo. E quindi ringrazio tutto, ringrazio Matera, ringrazio tutti, un pensiero anche alla mia Taranto che è sempre con me, sempre. Quindi grazie Matera e grazie Taranto. Bocca al lupo per il futuro. Grazie mille a voi. Dopo queste belle emozioni, Matera è stata questa sera città di cinema, di moda e di sogno.